Dall'altra parte del mondo sono le 6 di sera e la finalissima del campionato mondiale di pallacanestro è appena iniziata. Di fronte, come nella finale olimpica di 2 anni prima a Seul, ci sono Unione Sovietica e Jugoslavia. I sovietici sono favoriti dai pronostici, ma non così nettamente come era stato 2 anni prima. La maturazione dei talenti jugoslavi è ormai completata e sottovalutare il quintetto slavo sarebbe pura follia. Drazen Petrovic ha 26 anni ed è allo zenith assoluto della sua forma psicofisica, così come Velimir Perasovic, che ne ha 25, e Žarko Paspal, che ne ha 24, ma sembrano i padri di se stessi per evoluzione tecnico-tattica. Vlade Divac e Toni Kukoc ne hanno solo 22, ma la loro intelligenza sul parquet e l'esperienza già accumulata ad altissimi livelli li fa apparire molto più grandi della loro età. L'unico anziano del gruppo è Zelimir Obradovic, che ha già raggiunto la soglia dei 30 anni, ma le differenze d'età non sono poi così visibili a occhio nudo. La partita prende subito una piega favorevole ai cosiddetti sfavoriti. Dopo pochi minuti di gioco, la Jugoslavia è già in vantaggio di 7 punti. La fantasia, la creatività e la freschezza degli slavi non sembrano trovare la giusta contromossa nell'organizzazione di gioco sovietica, ferrea, ma priva però di quella brillantezza e di quella varietà di soluzioni di cui invece abbondano Petrovic e compagni. A una manciata di minuti dal termine della prima frazione, la Jugoslavia è avanti con un perentorio 44-25. In quel pomeriggio australe non c'è obiettivamente partita. Nel secondo tempo i sovietici provano a reagire, ma nonostante le buone prove di Vetra e di Volkov, il trionfo finale della Jugoslavia non viene mai messo in discussione. Finisce 92-75 a Belgrado, la festa può cominciare. Quel 19 di agosto, d'inizio decennio, è il giorno della definitiva consacrazione di una delle nazionali europee più forti della storia della pallacanestro. Giocatori che possono giocare praticamente alla pari anche con i mostri della NBA di allora. Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Karl Malone, Scottie Pippen. Gente di questo livello, insomma. È un momento magico quello che stanno vivendo Petrovic e compagni. La Jugoslavia è sul tetto del mondo cestistico, ma cadere da un tetto può essere questione di un attimo. In realtà la vittoria si trasforma nell'inizio della fine di una storia sportiva, di una coesione fra popoli, di un'amicizia fraterna fra due campioni in particolare. Subentrano in quell'attimo motivi che con lo sport non dovrebbero essere legati, ma soltanto in teoria astratta. A Buenos Aires i giocatori stanno festeggiando al centro del parquet, gli abbracci, i cori di rito e lo sventolio delle bandiere. Una di queste bandiere però è quella sbagliata. Uno dei tanti tifosi della squadra allenata da Dušan Ivković entra in campo a festeggiare. Fra le mani però non ha la classica bandiera con i colori panslavi e la stella rossa al centro, quella voluta a suo tempo dal maresciallo Tito e poi resa istituzionale. Il ragazzo porta con sé la scacchiera, simbolo storico della Croazia, icona degli indipendentisti e dei nazionalisti spinti. Vlade Divac, il giovane gigante serbo, se ne accorge subito e non gradisce la presenza in campo di un simbolo che in quel momento non rappresenta tutta la Jugoslavia. Quando al potere c'era Tito, si poteva andare in galera per essersi fatti trovare con un simbolo come quello in mano, o anche in tasca. Il gesto di Divac è istintivo quanto rabbioso. È stato educato a un'idea ben precisa. Se una cosa non è lecita, non va tollerata né assecondata. Il regime jugoslavo era sempre stato chiaro e a lui sembra quasi di obbedire a una legge naturale. Strappa dalle mani del tifoso la bandiera, resiste ai tentativi del ragazzotto di riprendersela e poi la scaraventa in terra, allontanando con decisione il tifoso croato dal parterre. È un gesto forte. La notorietà e la mole di Divac fanno sì che tutti vedano in TV un apparentemente modesto siparietto. Non sarà così modesto, né privo di conseguenze. Nel giro di poche ore, l'accaduto viene stigmatizzato dai mezzi di informazione croati. Inizia da quel momento una campagna diffamatoria di inaudita veemenza nei confronti di Vlade Divac, uno sportivo che poche ore prima era un autentico eroe per tutti gli jugoslavi. Gli daranno dell'anticroato, del cetnico e qualcuno arriverà addirittura a mettere una taglia sulla testa del simpatico gigante serbo. Addirittura cetnico, nemmeno fosse un simpatizzante monarchico durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il gesto di Vlade Divac non sarà soltanto oggetto di una strumentalizzazione politica di proporzioni molto ampie. Anche in seno alla squadra, più o meno equamente divisa tra serbi e croati, quanto è accaduto a Buenos Aires non passa in secondo piano. Ma se lì per lì Kukoc, Perasovic e gli altri croati del team accettano senza troppi problemi la spiegazione di Divac, ovvero l'ho fatto solo perché questa deve essere considerata una vittoria della Jugoslavia, un momento di orgoglio per tutto il paese, ce n'è uno, Drazen Petrovic, croato di Zagabria, che si sente irreparabilmente offeso da quel gesto. C'è un particolare e non di poco conto. Drazen e Vlade sono amici, anzi più che amici. Sono come due brothers in arms, che grazie al basket hanno condiviso tutto, sempre inseparabili con i loro caratteri così diversi e apparentemente inconciliabili. Cupo, serissimo, tanto da sembrare freddo e distaccato Petrovic, quanto invece è spontaneo, guascone, simpatico e brillante, Divac. Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri, come viene soprannominato, in un solo momento chiude senza ripensamenti tutti i rapporti con Divac. Per la loro amicizia è la fine. Alla Jugoslavia, da lì a meno di un anno, accadrà qualcosa di molto peggio. Sarà l'inizio di una terribile e sanguinosa guerra civile lunga anni e che porterà alla più completa disgregazione dello Stato unitario. La storia inizia esattamente 4 anni prima. È l'estate del 1986 e in Spagna si disputano i campionati mondiali di pallacanestro. Gli Stati Uniti sono ovviamente i favoriti assieme ai russi, ma c'è una formazione di cui gli addetti ai lavori dicono molto bene. In una rosa già fortissima, con giocatori come Drazen Dalipagic e Drazen Petrovic, si stanno pian piano inserendo i fenomeni in fasce della nazionale juniores. Quelli che l'anno successivo saranno capaci di vincere il titolo mondiale di categoria, battendo in finale niente meno che gli Stati Uniti. Tra gli emergenti c'è un certo Vlade Divac. Viene aggregato come riserva alla nazionale per i mondiali spagnoli. Il ragazzo ha solo 18 anni, ma possiede un fisico impressionante. È alto 216 cm e pesa 115 kg. E soprattutto lascia intravedere una maturità notevole per un ragazzo della sua età, sul parquet come fuori. In ritiro lo mettono in camera con Drazen Petrovic. Drazen su Vlade. Avevamo già giocato alcune partite di allenamento contro i ragazzi della juniores sudando le proverbiali 7 camicie per batterli. In tutte quelle occasioni non rimasi mai troppo colpito da Vlade, mentre invece avrei potuto scommettere la mia ultima dracma su Raja o su Kukoc. Lo misero in camera con me e dopo pochi giorni eravamo già inseparabili. Vlade su Drazen. Mi ha preso in simpatia, dice che lo faccio ridere e che riesco a non farlo pensare sempre al basket. Beh, se questo è vero, non oso pensare a come fosse prima che arrivassi io. Per Drazen la pallacanestro è un'autentica ossessione. Parlerebbe solo di quello. Io lo prendo in giro e gli dico che ha solo 5 cose che gli interessano nella vita. Primo il basket, secondo il basket, terzo il basket, quarto le ragazze, quinto le automobili. E pensare che da ragazzino il più giovane dei Petrovic veniva chiamato Kamen, che in serbo croato vuol dire pietra. Chiaro riferimento a una mano ritenuta non proprio raffinata. Non aveva sensibilità, dicevano, non sarai mai come tuo fratello Azza, lui sì che è un giocatore vero. Per Drazen era il peggior insulto possibile, per lui la pallacanestro era davvero un'ossessione. Un fratello maggiore già in nazionale juniores e destinato a diventare, di lì a qualche anno, titolare intoccabile della nazionale jugoslava, che nel 1982 arriverà terza ai mondiali in Colombia. In realtà il giovanissimo Drazen non è affatto scarso, ma l'ombra del fratello maggiore e uno stile di corsa goffo e apparentemente lento non lasciano prevedere per gli sviluppi futuri. Il suo amore per il basket è così assoluto che in realtà quelle critiche non sono altro che uno stimolo enorme, uno sprone assoluto per migliorarsi ogni giorno. Il risultato non tarda ad arrivare, perché alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, all'età di 20 anni, la nuova stella del basket slavo è già al fianco del fratello in una nazionale jugoslava che porterà a casa un'importantissima medaglia di bronzo dietro agli inarrivabili, per il momento Stati Uniti e all'Unione Sovietica. I mondiali di Spagna 86 si chiudono secondo le previsioni della vigilia. Gli Stati Uniti hanno la meglio in finale sull'Unione Sovietica, ma al terzo posto si piazza un po' a sorpresa la Jugoslavia, che nella finalina di consolazione distrugge letteralmente il Brasile per 117-91.
È un altro terzo posto ed il terzo consecutivo dopo i mondiali 82 in Colombia e quello alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Ma ogni volta il gap con le due superpotenze mondiali sembra accorciarsi. La progressiva dimostrazione di crescita degli slavi è palese. In semifinale cedono per un solo punto ai sovietici, capaci poi di rendere la vita durissima agli Stati Uniti in finale. Nei minuti finali proprio Divac e Petrovic sbagliano un tiro libero a testa e quelli sono i punti mancanti che avrebbero potuto significare la finale. Dispiace, è ovvio, ma una cosa è certa. Nel mondo del basket, da ora in poi, si dovrà tornare a fare i conti con una grande squadra, giovane, agguerrita e giustamente ambiziosa, la Jugoslavia. Gli europei dell'anno successivo si chiudono ancora con un terzo posto per la nazionale jugoslava. Sembra una costante, al tempo stesso un limite, quel piazzamento. La sconfitta in semifinale con la Grecia, poi vincitrice di quell'edizione, brucia, non tanto per le circostanze, perché Galis e compagni hanno meritato la vittoria, quanto per il fatto che Petrovic e compagni non hanno mai giocato all'altezza delle loro reali possibilità. Se si esclude forse solo il quarto di finale contro la Polonia, superato grazie a un clamoroso 128-81. Ora ad attenderli ci sono le Olimpiadi di Seul, in Corea del Sud. Nella prima partita del girone olimpico, il 18 settembre del 1988, la Jugoslavia sconfigge nettamente proprio l'Unione Sovietica. È un risultato importantissimo che non solo garantisce il primo posto nel girone, ma soprattutto regala consapevolezza di sé e autostima a chi ha vinto contro un simile avversario. 92-79 è il risultato finale, con Dražen Petrović capace di segnare 25 punti e di oscurare giocatori del valore di Marčiulionis e Sabonis. La corsa della Jugoslavia verso la finale è quasi una marcia trionfale. 22 punti di scarto al Canada nei quarti di finale e 21 all'Australia in semifinale. Con Vlade Divac che riuscirà a conquistare 10 rimbalzi e a segnare 15 punti in meno di 20 minuti disputati. Quando nell'altra semifinale l'URSS riesce ad avere la meglio sugli Stati Uniti, ancora talmente presuntuosi da pensare di poter vincere un'Olimpiade schierando i ragazzi del college, per la Jugoslavia si prospetta un'occasione unica. Quella di ripetere l'impresa di 8 anni prima alle Olimpiadi di Mosca e di conquistare il secondo oro olimpico della sua storia. La finale però non terrà fede alle attese e alle speranze di una squadra giovane, ma che evidentemente deve ancora fare il grande salto. Nei momenti cruciali l'esperienza dei sovietici diventa infatti determinante e per Petrovic, Divac, Kukoc e compagni c'è soltanto il secondo gradino del podio. Un mese dopo la finale dell'Olimpiade coreana accade un avvenimento solo apparentemente secondario. I Boston Celtics di Larry Bird arrivano in Europa per la seconda edizione del McDonald's Open che si gioca in Spagna, a Madrid. Presenti, oltre ai Boston Celtics, sono anche i padroni di casa del Real, gli italiani della Scavolini Pesaro e la nazionale jugoslava. È un torneo di altissimo livello e l'obiettivo è doppio: far conoscere in Europa i giocatori della NBA e al tempo stesso dare un'occhiata ai tanti fenomeni che stanno emergendo nel vecchio continente. I Boston Celtics sono uno dei team più forti in assoluto della NBA. Pochi mesi prima sono arrivati fino alle finali di conference, perdendo contro i Detroit Pistons. Oltre a Larry Bird ci sono anche Kevin McHale, Dennis Johnson e Robert Parrish. Un banco di prova eccellente e quasi inarrivabile per ogni giocatore europeo di valore. Il timore di sfigurare contro i mostri sacri americani c'è, sarebbe strano il contrario, ma c'è anche la grande voglia di dimostrare che la Jugoslavia è entrata ormai di diritto nel novero delle grandi del basket e che gli Stati Uniti e la NBA non sono più un altro mondo come si pensava fino a pochi anni prima. C'è un problema, però. Petrovic non giocherà il torneo con la sua nazionale, bensì con il Real Madrid, la squadra di club nella quale nel 1988 milita. Al termine delle partite Vlade disse: «Fu in quell'occasione che capimmo in maniera definitiva quanto Petro fosse fondamentale». Dražen, invece, disse: «Sognavo da anni di giocare una partita come questa, contro quei giocatori che ho sempre sognato di emulare, che nelle poche immagini che ho visto di loro scimmiottavano i movimenti, studiando ogni singola finta, ogni postura e ogni giocata, andando poi sul parquet a provare a riprovare quei movimenti fino allo sfinimento». È il mese di giugno del 1989. L'appuntamento è con gli europei di basket, che si giocheranno in Jugoslavia, a Zagabria per la precisione.
È un'altra grande occasione per vincere una competizione di alto livello a 9 anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Mosca. La pressione su Drazen, Vlade, Toni, i compagni è altissima. A Zagabria, Petrovic gioca in casa, Divac un po' meno. I venti di secessione cominciano a spirare, ma per il momento è solo un refolo. Il muro di Berlino cadrà di lì a qualche mese, ma nessuno può saperlo. Dunque l'attenzione generale è rivolta a un grande evento sportivo internazionale. Per molti la vittoria nell'europeo casalingo pare una semplice formalità. La squadra è fortissima e la maturazione dei nuovi è ormai completata. Intanto però qualche brutto spiffero nel paese inizia in effetti a farsi sentire. La situazione economica è disastrosa, l'inflazione è passata al 1200%, la disoccupazione sta crescendo in maniera esponenziale, individui e famiglie sono in preda alla disperazione. Le fabbriche cominciano a chiudere una appresso all'altra. In una situazione di recessione e di povertà generale come quella, diventa facile convincere chiunque a fare qualsiasi cosa, anche la più impensata. Addirittura tradire un amico, se quel gesto può servire a restare a galla in una realtà sempre meno comprensibile. Esiste un potere criminale che incontra sempre meno ostacoli sulla sua strada. Il governo centrale di Belgrado comincia a mettere in atto una serie di iniziative che si riveleranno fallimentari e nefaste. Oltre al fatto di non avere nessun impatto positivo sull'economia, di fatto i provvedimenti adottati riducono l'autonomia delle varie repubbliche di Jugoslavia a tutti i livelli. La progressiva liberalizzazione degli investimenti esteri, che poteva essere appetibile fino a pochi mesi prima, è diventata all'improvviso una chimera. Il regime politico jugoslavo è fragile e gli investitori stranieri decidono di rivolgersi altrove. Si coglie un'inquietudine che prima non era dato percepire. Parole come secessione, zingari, sporco croato o maledetto serbo, che fino a quel momento potevano causare anni di prigione a chi le pronunciava, vengono dette con eccessiva disinvoltura. Per il momento i giocatori di basket, come il mondo dello sport in generale, sono avulsi da un cambiamento ancora tutto da definire, ma nessuna situazione ovattata può essere eterna. Il ritiro che precede il campionato europeo non ha affinato soltanto gli schemi di squadra, ma ha costruito un gruppo che forse stavolta ce la farà. La Jugoslavia del basket è pronta per fare il salto decisivo. Drazen disse: «Quella è stata la competizione della svolta. Dentro di noi, nelle settimane di ritiro prima dell'inizio degli europei, ci eravamo assunti dal primo all'ultimo la responsabilità di vincere quell'edizione». Vlade aggiunse: «Già giravano voci che dopo la batosta di Seul 88 a Barcellona 92 gli Stati Uniti avrebbero finalmente portato i professionisti. Non aspettavo altro. Saremmo stati pronti anche per loro». Si arriva così ai mondiali di Argentina del 1990 e le sensazioni di Vlade e Drazen dell'anno prima appaiono quanto mai azzeccate. La Jugoslavia è davvero la più forte di tutte, ma nel paese tutto in quell'estate si sta sgretolando di giorno in giorno. In Croazia la diaspora è praticamente cosa fatta. Franco Tuđman è l'uomo forte che porterà Zagabria fuori dalla Federazione Jugoslava, anche se in modo tutt'altro che pacifico. Lo sport veicola il sentimento nazionalista e il 13 di maggio Dinamo Zagabria Stella Rossa Belgrado è il pretesto per un inedito scontro bellico tra tifosi serbi e supporter croati, che quella domenica ha luogo sugli spalti e che segna l'inizio delle ostilità etniche. Il fattaggio della bandiera croata strappata da Divac dalle mani del tifoso croato appare a tanti come uno dei tanti appigli buoni per avvalorare ancor di più l'idea di una guerra fra popoli, che parlano più o meno la stessa lingua, che professano una differente religione e che concepiscono la patria ciascuno a modo suo. Gli strascichi di ciò che nel 1990 sta per verificarsi si protrarranno ben oltre la fine delle ostilità militari. Sempre che si possa dire che a tutt'oggi i rapporti fra le parti siano davvero ricomposti. Immediatamente dopo la fine del torneo iridato, mentre i giornali di tutto il mondo riportano di strani movimenti nei Balcani, inizia una campagna mediatica che ha come oggetto un uomo solo, Vlade Divac. Politici croati in vena di consenso immediato e rancorosi media di Zagabria ne sono mente e braccio. Divac prova in tutti i modi a spiegare l'accaduto. Tenta infinite volte di contattare Petrovic, anche quando entrambi tornano negli Stati Uniti d'America per l'inizio della stagione NBA. Quando va bene ottiene dal suo ex amico cortese freddezza, ma per il gigante serbo è inaccettabile che quello che era stato suo fratello fino a poche settimane prima ora si sia chiuso in un atteggiamento inspiegabile, quantomeno esagerato.
Nel frattempo, le tensioni in Jugoslavia stanno aumentando. Al termine dei vittoriosi mondiali di Argentina, i giocatori riprendono le loro destinazioni professionali, come se tutto intorno a loro la situazione non fosse grave. Raja torna a Roma mentre Kukoč torna in patria. Petrovic e Divac ritornano negli Stati Uniti. Gli umori dei due però sono diametralmente opposti. Vlade si sta inserendo alla perfezione nei meccanismi di gioco dei Lakers. Bisogna usare meglio il corpo, sfruttarne al massimo la potenza e l'agilità. Il ragazzo si applica in maniera costante e determinata. Negli allenamenti il suo impegno e la sua capacità di sacrificio sono totali e i compagni di squadra vengono conquistati dal giovane gigante europeo che ha umiltà e voglia di imparare sebbene sia campione del mondo. Vlade è anche una persona molto intelligente. Capisce subito che se vuole sopravvivere nell'Olimpo del basket mondiale tutto quello che ha ottenuto finora non vale nulla. Deve ricominciare da capo come se fosse un esordiente. Dalla sua Serbia, spesso piovosa e fredda, al sole quasi eterno di Los Angeles è un passaggio da metabolizzare, grazie anche alla presenza di sua moglie Anna. Ma l'ambiente che trova è perfetto e il suo inserimento è anche più rapido del previsto. Molto diversa è la questione Petrovic. A Portland trova una situazione tutt'altro che ideale. Ci sono praticamente 4 giocatori per un unico ruolo in squadra, quello di guardia. E gli altri 3 sono tutt'altro che di signor nessuno. Si chiamano Terry Porter, Clyde Drexler e Danny Ainge. Il coach Rick Adelman proprio non lo vede. Si dice ci sia una sorta di pregiudizio da parte di Adelman nei confronti dei giocatori europei. Anche se Petrovic e Divac non sono gli unici europei a essere arrivati nell'NBA in quel periodo, rappresentano ancora una novità nell'elitario mondo del basket professionistico americano. Petrovic poi ha un carattere non sempre che lo aiuta a risolvere i momenti difficili, è introverso, abbastanza solitario, cupo e vive per il basket. E se il basket non funziona, allora non c'è nulla che funzioni. Gioca in media circa 7 minuti a partita, poco, troppo poco per uno che era dio nel suo paese come lo era il Real Madrid, l'ultima squadra europea nella quale ha militato prima di tentare l'avventura nell'NBA. Quando entra è evidente la sua voglia di far vedere a tutti le sue qualità, solo che spesso esagera. Qualche compagno comincia ad accusarlo di eccessivo protagonismo e qualcuno arriva perfino a parlare di disinteresse verso la squadra. Drazen ne soffre terribilmente. A novembre del 1990 la situazione precipita. Drazen si lascia andare a un duro attacco alla squadra e all'allenatore. Comunque vadano le cose, qualsiasi cosa io faccia qua, non c'è posto per me. Piuttosto che far giocare me, il coach fa giocare Porter anche quando non si regge in piedi. In più, in quei momenti così duri, non c'è nemmeno più il conforto di Vlade, con il quale fino a pochi mesi prima si sentiva tutti i santi giorni. Vlade ovviamente sa della situazione del compagno di nazionale e non perde occasione per ricordare a tutti il valore di Drazen, di come la sua esplosione in NBA sia solo una questione di tempo. Prova ripetutamente a mettersi in contatto con lui, chiedendo anche a giornalisti e dirigenti amici di intercedere, ma non c'è nulla da fare. Quell'accesso di rabbia di una manciata di secondi ha fatto danni irreparabili, distruggendo un rapporto che andava molto al di là della semplice amicizia. A costruire un'amicizia vera e profonda ci vogliono anni, ma per distruggerla basta un secondo, ricorderà Divac in più di un'intervista. E così si arriva all'incontro di campionato fra i Blazers e i Lakers, la prima occasione per ritrovarsi dopo Buenos Aires e magari riprovare a parlarsi e chiarire quel malinteso che ha compromesso forse per sempre una lunga e salda amicizia. Vlade Divac racconterà di quella partita. Il giorno prima dell'incontro a Portland, come succede di solito, andiamo ad allenarci su quello che sarà il palazzetto dove si terrà l'incontro. Noi facciamo allenamento per primi e mentre i miei compagni rientrano negli spogliatoi, io ho deciso di rimanere in campo ad attendere Drazen. Sono certo che basteranno 2 parole, un sorriso e qualcuna delle nostre battute e tutto tornerà come prima. Arrivano tutti i suoi compagni di squadra sul parquet per iniziare l'allenamento. A loro chiedo dove sia Drazen. È ancora negli spogliatoi, mi dicono. È rimasto lì, sperando che anch'io me ne andassi insieme ai miei compagni di squadra. Allora attraverso il campo e vado dritto negli spogliatoi. Drazen, ma cosa succede? Cosa fai nascosto qua dentro? Gli chiedo. Le cose laggiù da noi non vanno bene, per niente. Lasciamo passare un po' di tempo e vediamo che succede. Mi risponde in un tono freddo e distante.
Drazen, sono io, Vlade, ma di cosa cazzo mi stai parlando? Aspettiamo e vediamo quello che succede, mi ripete uscendo dallo spogliatoio. Pochi mesi dopo, Drazen lascia i Portland Blazers per accasarsi a gennaio del 1991 nella giovane compagine dei New Jersey Nets. Sarà la svolta della sua carriera nella NBA. Con i Nets il suo minutaggio in campo aumenta in modo considerevole e così la qualità delle prestazioni e il numero di punti realizzati. E se prima a Portland qualche compagno di squadra lo considerava troppo egoista, ora i Nets parlano di lui come di un talento che sta per sbocciare definitivamente. Divac e Petrovic si incontrano ancora sul parquet. C'è addirittura un giornalista che prova a intercedere contattando Drazen e spiegandogli quello che Vlade non era mai riuscito a dirgli di persona. Che Divac avrebbe fatto la stessa identica cosa con quel tifoso anche se la bandiera fosse stata serba. Non c'è nulla da fare. Una pacca su una spalla e un mezzo sorriso di convenienza. È tutto quello che Drazen Petrovic concede a Vlade Divac. Per Petrovic il gesto di Buenos Aires era e rimane un gesto politico e lui, croato fino al midollo, non potrà mai accettarlo. Le loro carriere proseguono ad altissimo livello. Nell'NBA sono ormai diventati cestisti affermati, tra i primi europei a giocare alla pari con i mostri indigeni. Ci sarà addirittura qualcuno che contro Drazen Petrovic perderà la reputazione. Vernon Maxwell, guardia degli Houston Rockets, dichiara prima di una partita contro i Nets che deve ancora nascere un europeo bianco che mi faccia il culo. Drazen Petrovic lo ascolta e si lega al dito quella spacconata. Segnerà 44 punti alla faccia di Maxwell, umiliandolo per tutto l'incontro e facendone un fatto personale. Arrivano gli europei del 1991. Si svolgeranno in Italia, a Roma. La Jugoslavia deve difendere il titolo di campione in carica, conquistato in casa 2 anni prima. Ci sono tutti i presupposti per riuscirvi, anche se Petrovic decide di non andare a giocare con gli europei. Ormai i venti di guerra soffiano forte sulla Jugoslavia e nel paese e ci si è ormai assuefatti all'inevitabile. Nella maggior parte delle repubbliche socialiste jugoslave la situazione è già fuori controllo. Slovenia e Croazia sono le prime a dichiararsi indipendenti dallo Stato centrale. La reazione di Belgrado è dura. Ai primi di giugno scoppiano le ostilità fra l'esercito jugoslavo e l'armata territoriale slovena. Ljubljana è bombardata e neppure il resto del territorio viene risparmiato. Nonostante una serie di imprevisti, la Jugoslavia vincerà l'edizione romana del 1991, confermandosi ancora una volta la squadra più forte di tutte. La finale con l'Italia è vinta in un modo autorevole, in una partita in cui il risultato non è mai in discussione. 88-73. Nel quintetto del torneo, assieme ad uno straordinario Tony Kukoc per gli slavi, c'è anche Vlade Divac. Sarà l'ultimo trionfo per una nazionale che avrebbe avuto la forza e la qualità per rimanere ai vertici del movimento cestistico per parecchi anni a venire, se solo fosse rimasta unita. Petrovic e Divac si affrontano ancora più volte in NBA, ma non c'è nulla che vada al di là di un freddo saluto prima dell'inizio della partita. Anche i rapporti tra Divac e gli altri giocatori croati, soprattutto Raja e Kukoc, si sono nel frattempo raffreddati. Una guerra è una guerra, e il pensiero che ci siano amici e familiari al fronte, alcuni di loro già morti in una guerra che ha assunto connotazioni etniche, è difficile, quasi impossibile da sopportare. Meglio tagliare i rapporti, fa meno male che affrontare una realtà senza senso. Nel 1992, alle Olimpiadi di Barcellona, per la prima volta nella sua storia la Croazia si presenta con una formazione propria. La Jugoslavia, così come l'aveva concepita il maresciallo Tito, ormai non esiste più. Una guerra etnica sta ridisegnando i confini nei Balcani. La Croazia è uno stato sovrano, con una propria bandiera e un suo presidente eletto. Zagabria è la sua capitale e ha una nazionale di basket fortissima. Drazen Petrovic ne è la star assoluta. La possibilità di uno scontro con quel che resta della Jugoslavia viene eliminato in partenza. La Jugoslavia, infatti, per le sanzioni comminate al governo centrale, non verrà ammessa alle Olimpiadi. La Croazia, invece, gioca a livelli sublimi. Drazen Petrovic è il capitano, il leader, l'emblema e il condottiero. Ma con lui ci sono Kukoc e Raja, ormai giocatori di livello mondiale. La Croazia perderà la finale contro gli Stati Uniti, non più delle promesse del college basketball, ma il Dream Team, composto da tutti i migliori della NBA. La vittoria USA è netta, 117-85. Gli Stati Uniti hanno una squadra di marziani, i croati sono i primi fra gli umani, ma un dubbio resta e resterà in eterno.
Divac disse: «Vidi la finale ovviamente, ma per tutto il tempo non fui in grado di pensare che a una sola cosa. Cosa sarebbe successo se fossimo stati ancora tutti insieme?» È il 7 giugno del 1993. Il giorno prima, Petrovic ha giocato con la sua Croazia in Polonia, nel torneo di qualificazione per gli imminenti europei di Germania. L'avversaria è la Slovenia, vittoria croata netta e inequivocabile. Drazen è tornato apposta dagli Stati Uniti, dove con i suoi New Jersey Nets ha disputato la sua miglior stagione da quando è arrivato in NBA. È un torneo dall'esito scontato, non ci sarebbe nemmeno bisogno di lui, ma il senso di appartenenza alla sua terra e alla sua gente è completo e senza compromessi. Solo così si può capire il suo atteggiamento verso il suo ex amico Vlade Divac. «Io sono croato, non jugoslavo», dice pubblicamente pochi minuti dopo la consegna della medaglia d'argento alle Olimpiadi dell'anno precedente. Assieme ai compagni di squadra arriva all'aeroporto. Li attende il volo per il ritorno a casa, a Zagabria. Pochi minuti prima dell'imbarco arriva la sua fidanzata, la bellissima Clara, assieme ad un'amica. Così Drazen decide di andare con loro in Germania, a Monaco, per passare qualche giorno di vacanza. I tre partono sulla Volkswagen Golf rossa di Clara, che si trova alla guida. I compagni lo salutano e si imbarcano per il volo verso la Croazia. Il viaggio inizia fra le classiche chiacchiere tra persone che fanno sport. Le ultime partite, gli allenamenti, i compagni di squadra e soprattutto la gioia per poter staccare la spina e godersi qualche giorno di vacanza. È una giornata di pioggia in Germania. A un certo punto i tre ragazzi si fermano per far benzina. Quando ripartono, Drazen, che è seduto davanti a fianco di Clara, decide di schiacciare un pisolino. La Golf rossa supera un dosso. All'improvviso Clara si accorge che davanti c'è un grosso tir. Il conducente del mezzo pesante ha appena perso il controllo e sta occupando entrambe le corsie. Il fondo stradale è viscido per via della pioggia e l'unica cosa che la guidatrice della Golf riesce a fare è schiacciare a fondo il pedale del freno, ma lo schianto è inevitabile. La Volkswagen c'entra in pieno il mezzo pesante e si accartoccia sotto il tir. Le lamiere si contorcono, i vetri vanno in frantumi. Drazen sta ancora dormendo e non ha le cinture allacciate. Viene sbalzato all'improvviso fuori dal mezzo. I soccorsi sono immediati, ma per lui, il Mozart dei canestri, non c'è nulla da fare. Muore su quell'autostrada tedesca nei pressi di Denkendorf, a solo 28 anni. Ne avrebbe fatti 29 a ottobre se ci fosse mai arrivato. Divac dirà: «Mi trovavo in vacanza con la famiglia. Entrai in un bar per bere qualcosa quando vidi in TV le immagini di una partita di pallacanestro e subito dopo l'immagine di Drazen. Non riuscivo a capire cosa stesse dicendo. Pensavo che parlassero di un suo trasferimento o magari di una prestazione particolarmente brillante. Poi le immagini mostrarono qualcosa di diverso. La foto di un incidente con una Golf rossa con la parte anteriore distrutta, quasi infilata sotto un grosso camion. A quel punto ho capito e ho iniziato a piangere. Ho chiamato Anna, mia moglie. Anche lei conosceva benissimo Drazen. Sono scese le lacrime anche a lei. Voleva bene a Drazen. Non so quante volte è venuto a casa nostra o siamo usciti tutti insieme per serate indimenticabili di risate e chiacchiere. Tutto finito per sempre». Poche settimane dopo la morte di Drazen, mentre la madre è sulla tomba del figlio, le si avvicina un vecchio signore che tiene per mano il suo nipotino. Va verso di lei con una candela in mano da depositare sulla tomba di Drazen e le dice: «Non devi essere triste. Tu sei quella che lo ha messo al mondo, ma Drazen non appartiene solo a te. Appartiene a tutti noi». La carriera di Vlade Divac nel frattempo va avanti. Nel 1995 è la volta degli europei in Grecia. Vlade torna nella sua Jugoslavia e con lui ci sono giocatori di grande qualità come Djordjevic e Danilovic. Ma ci sono anche squadre fortissime a contendersi quel titolo. La Grecia, padrona di casa, i lituani di Marčiulionis e Sabonis e poi c'è la Croazia con l'ex compagno Kukoč. Lo scontro tra i due titani slavi del basket non avviene, anche se entrambi arrivano in semifinale. La Jugoslavia riesce ad aver ragione dei greci padroni di casa, mentre la Croazia viene sconfitta dalla Lituania. In una tiratissima finale la Jugoslavia di Divac, Danilovic e Savic piega la strenua resistenza dei lituani. Finisce 96-90, un'altra corona europea per Vlade, ancora una volta eletto nel quintetto ideale. La cerimonia di premiazione rappresenterà però una delle pagine più sgradevoli nella storia del basket.
Non bastano i fischi e le urla di disapprovazione del pubblico greco nei confronti della Jugoslavia, colpevole di aver eliminato i greci dalla competizione, ma al momento della consegna della medaglia d'oro ai cestisti jugoslavi arriva il gesto che non ti aspetti e che neanche la durezza di una guerra potrebbe giustificare. Nel momento in cui i rappresentanti della Federazione Internazionale si apprestano a premiare Divac e compagni, la squadra croata abbandona in modo plateale il podio, uscendo dal palazzetto di Atene. Il 14 luglio del 2005, a 37 anni di età, Vlade Divac, forse il centro più forte della storia del basket europeo, si ritira. Come estremo gesto di riconoscenza e apprezzamento, i Sacramento Kings, la squadra nella quale il campione serbo disputa 6 stagioni consecutive della carriera, tra l'altro ad altissimo livello, ritireranno per sempre la sua maglia, la numero 21, durante una cerimonia ufficiale nel marzo del 2009. Nel momento del ritiro di Divac sono passati 17 anni dalla morte di Dražen Petrović. Le ferite lasciate dalla guerra si stanno pian piano rimarginando. È un processo lungo, faticoso ed estremamente doloroso per tutti, in una guerra che non vede vincitori ma popoli divisi. Ed è in questa situazione che nei primi mesi del 2010 Vlade Divac decide di tornare in Croazia, a Zagabria, dopo più di 20 anni dall'ultima volta. Da quel campionato europeo vinto dalla Jugoslavia a mani basse, giocato forse a un livello mai raggiunto né prima né dopo da una squadra europea di pallacanestro. La sua ferita, quella di non aver mai potuto ritrovare l'amicizia di Dražen, non si è mai chiusa. Quel gesto istintivo, pur senza la malizia che in tanti ci videro, lui lo ha pagato davvero con un prezzo troppo alto. Vlade arriva a Zagabria, cammina per le vie del centro, molti lo riconoscono. Qualcuno lo saluta cordialmente, molti invece lo squadrano, scuotono la testa e nel migliore dei casi si girano dall'altra parte. Altri commentano ad alta voce il suo passaggio per strada, con immutata acredine nei suoi confronti. Cetnico è la parola più tenera che gli sussurrano alle spalle. Poi il gigante di 216 cm di oltre 120 kg arriva alle porte di una graziosa villetta, niente di sfarzoso o appariscente. Regge un mazzo di fiori che tra le mani dell'uomo sembra una cosa minuscola. Vlade suona alla porta, ad aprire si presenta una donna che lo accoglie con un sorriso dolce e un abbraccio sincero. La signora si chiama Biserka ed è la madre di Dražen Petrović. Dentro l'abitazione lo accoglie anche Aleksandar, per tutti Aza, fratello maggiore di Dražen e anche lui ex compagno in nazionale di Vlade Divac. L'imbarazzo dei primi momenti si scioglie in fretta. I ricordi affiorano come tante primule rimaste sepolte per troppo, troppo tempo. Il loro incontro in squadra, l'amicizia che nasce immediatamente, le raccomandazioni della madre di Dražen a Divac, stai attento al mio figliolo Vlade, bada che non si cacci nei guai. E le risate di Divac quando fa notare alla signora Biserka che lui era di 4 anni più piccolo di Dražen. Ma tu eri molto più grosso, fa eco la madre di Dražen. In breve, tutto sembra tornare come tanti anni prima, prima di quella maledetta bandiera, prima della guerra e prima dell'incidente su un'autostrada tedesca. Avrebbero dovuto essere tutti lì, con Dražen in mezzo a loro. Arriva il momento del commiato. I sorrisi sono più distesi e l'abbraccio è ancora più caloroso che all'inizio. Ora Divac è finalmente pronto per un'altra tappa del suo viaggio, un lungo tragitto a piedi, fino a un cimitero, fino a una lapide. Lì c'è la foto di Dražen, giovane, bello e sorridente, come gli ha detto poco prima la signora Biserka. Ai piedi della lapide Vlade lascia un'altra foto. Sono loro due, abbracciati e festosi dopo una vittoria. «Sono felice di rivederti, amico mio», sussurra Vlade. Vlade Divac, oggi, è un corpulento omone di quasi 50 anni. È il presidente del Comitato Olimpico Serbo, ma soprattutto ha creato da anni un'organizzazione benefica, la Divac Children Foundation, che si occupa principalmente dei tanti bambini rimasti orfani o mutilati dalla guerra nell'ex Jugoslavia. In questi anni ha raccolto 3 milioni di dollari, ha poi fondato l'organizzazione umanitaria You Can Too, che ha come obiettivo quello di dare aiuto e assistenza ad oltre 500.000 rifugiati in Serbia dopo la fine della guerra. Dražen invece riposa al cimitero di Mirogoj, a Zagabria, e sarà sempre giovane, bello e sorridente, in un luogo dell'anima in cui ogni sentimento è definitivamente superato e non esistono bandiere. Hall of Famer 2002, Dražen Petrović. Hall of Famer 2019, Vlade Divac.